anzi era sindaco del Fino, sono sempre affascinato dal suo vigilorum, c'è niente da fare. Io ho alcune constatazioni però da fare. Detto che siamo collaborativi, siamo costruttivi, qua come in altre città, a Bari Viargini diventa pedonale come lo è Gasparano, a me sono i blocchi assoluti che spaventano, ma credo siano declinati a seconda dei contesti urbani. Ora, esempio, Foggia, no? Il sindaco Nantella all'area pedonale. Se noi oggi andiamo a Foggia, vediamo che la parte pedonale verso Via Lanza ha pesantemente subito la pedonalizzazione, mentre la parte, diciamo, quella che va più verso il centro storico, diciamo il Giordano, l'ex Standa per capirci, invece è ancora viva. Perché? Perché mentre l'una non aveva standard a parcheggio, per chi conosce Foggia invece l'altro sì, infatti a ridosso, diciamo, di quell'area c'è Giannetto, che è un parcheggio a pagamento, così come abbiamo il parcheggio alle spalle del Teatro Giordano. Cosa che mettiamo in dubbio? Il fatto che una singola organizzazione della ZTE piuttosto che della pedonale abbia i rapporti di standard a parcheggio adeguati per poter sostenere una scelta così radicale. Perché lei che è persona scaltra, andiamo a vedere i due parcheggi di piazza Primo Maggio e qui di piazza della Repubblica, quanti sono parcheggi liberi e quanti sono già parcheggi affittati. E io bisogna dire, e quanti parcheggi ci sono, quanto è frequentata, che traffico c'è, facciamo il calcolo dello Stato, perché noi viviamo sono come troppo, sì, quindi non voglio interromperla, però voglio dire che un piano di piazza Primo Maggio è vuoto oggi, noi non sappiamo qual è l'utilizzo, fermo restando che parcheggi non sono tolti. No. Cioè, non so se riesco a spiegare, gli attuali parcheggi a pagamento non sono stati soppressi. Comandante, lì, no, questo volevo dire, ma è così intelligente da capire che la questione non è quella, la questione è il rapporto di copertura, no, rispetto ai parcheggi, il numero di parcheggi presenti e la vicinanza di questi rispetto alla regione penalizzata. No? Non è in quella direzione che va letto il rapporto tra il parcheggio e la pedonale piuttosto che la situazione, sia chiaro. Cioè, noi oggi il pedonale, chi non è d'accordo con l'area pedonale? Sono tutte le grandi città che non ce l'hanno, poi bisogna capire anche come, insomma, faccio un esempio, Manfredonia ha un'area pedonale da 5 anni, poi magari per i residenti di quell'area pedonale, quello che voglio dire, non pagano 30 euro a macchina per potervi accedere, o almeno da 5 anni a questa parte, cioè da quando è stata inserita l'area pedonale, notizia di ieri, per puro, diciamo, spirito di informazione, alzate il telefono, chiamate il sindaco Riccardi, so che anche il sindaco ci dà un ottimo rapporto, il sindaco della città, anzi, ma mi chiedi, ma si paga per entrare all'interno della terminale Manfredonia? No, qui ce l'abbiamo da 5 anni, però i residenti non pagano l'accesso all'area terminale, mentre li facciamo pagare 30 euro a macchina, penso di non dire una cosa non sia vera, a chi è residente all'interno della terminale. Prima differenza che io vorrei sottoporre l'attenzione, insomma, perché sia questo un meccanismo di regolazione, di costruzione di una viabilità alternativa e non di vessazione dei cittadini. Ho dubbi sulla questione dello standard, appunto, dei parcheggi rispetto alla penalizzazione di quell'area e alla ZTL, ma soprattutto, diciamo, perché, le spiego, gli orari. Ho visto la relazione che è stata presentata al sindaco, al comandante, con la quale si chiedeva che gli orari fossero spostati dalle 8, dalle 20 alle mezzanotte, a mezzanotte alle 3. Ora, d'inverno, sinceramente, già a quell'ora c'è molto meno traffico veicolare. D'estate, però, perdonate, rappresenta un problema per quelle che sono le abitudini e per quello, diciamo, che è la frequentazione del corso in termini commerciali. Senza volervi dire che d'inverno rappresenta un problema per tutta una serie di tipologie commerciali che si basano sulla ristorazione, per molto te che vuoi, cioè prendi e porta a casa, no, senza fare nomi di attività commerciali, non avrebbe molto senso. E quindi anche qui si tratta un attimo di andare incontro all'esigenza di questi esercizi, come anche delle farmacie e dei notturni, perché non ho capito. Dico che corrono un serio pericolo di fallire. Ma non è quello il punto, il problema è, non è tanto per la città, a parte che vedete comunque la concorrenza voi, si tratta di farmacie di turno, ma lei già crea un principio comunque di concorrenza sleale,
e il disagio al cittadino c'è. Noi stiamo penso ragionando su questioni di buon senso, senza nessun tipo di pregiudizio, a prescindere dal fatto che la magia ci metta o meno. C'è una differenziazione all'interno della vita di una comunità che varia anche da stagione a stagione. Mi permette, io non sono così convinto che bisogna scrivere i papini per poter differenziare, diciamo, da stagione a giornata, perché se va a Milano, no, diciamo, un'immagine qui, non ho la fortuna di avere il numero del sindaco del vino, altrimenti la batteria WhatsApp, i caratteri sono abbastanza chiari e facili all'interno della differenziazione tra feriali e festivi, tra una stagione più rosa. Poi aggiungo ancora di più, io non so come sarà conformato il fatto, perché tramite questa strettoia che oggettivamente ha indottito la città e comunque va adeguatamente segnalata, perché non vedo segnalazioni notturne per queste per questi minuccini, non spiega queste cose, sono sbarre, non so come dicevo voi, chiaramente non mi dica. Dopodiché in tante città c'è la segnalazione del barco, come barco antico e barco chiuso. E faccio un esempio di tutti, Manfredonia, ma lì a casa, sono stato la settimana scorsa, ecco perché lo so, barco antico, barco chiuso, nessuno ha la possibilità di sbagliarsi sul fatto se il barco è antico e chiuso, e quindi di prendere, perché non legge il cartello chilometrico. Quindi si tratta di apporre delle modifiche migliorative, credo che siamo ancora in tempo, come esempio questa, come la differenziazione per giorni, che non faccia uno scandalo a niente, a nessuno, anche sull'area pedonale, che non è un'isola pedonale, magari lo diventerà in seguito, ma al momento non è, è un'area pedonale. Io sarei meno radicale, perdonatemi, sui giorni, 7 giorni su 7 sempre area pedonale. Anche qui io andrei un attimo con un po' più di tatto e delicatezza rispetto al fatto che andiamo a blindare una parte del corso che non è, perché le insegni comandate, le zone delle aree pedonali sono un'esperienza italiana, cioè, che vale, ho visto delle statistiche su internet, si trovano, noi abbiamo il 2 volte le zone delle aree pedonali della Germania, in altri stati europei sono molto sotto, perché per la tipicità della nostra pianta urbana che si basa su un borgo storico che va tutelato e preservato, e quindi di conseguenza ZTL, area pedonale, tutti noi l'abbiamo visto. Dopodiché noi non abbiamo però un corso storico, abbiamo un corso commerciale. Pretendere di declinare i principi che si attuano nella ZTL in area pedonale per una comunità, non so, come Monte, che conosco bene, che c'è il centro che è la Via Emilia, zona storica, bloccata in area pedonale. Ma la Emilia, a Modena, non è il corso di Verignola, lì c'è una storia, c'è una pianta urbana, c'è un'altra anche viabilità secondaria che noi non abbiamo. Via Sparano a Bari è stata chiusa, via Sparano è stata chiusa, via Regina a Bari, l'istante in cui il sindaco De Caro, anzi ancora prima Emiliano, quindi De Caro ci sono portato avanti un progetto portato avanti da Emiliano, ha avuto a disposizione il parcheggio di piazza Cesare Battisti, non avevi, diciamo, una tipicità che è quella del quartiere Burattiano, che chi conosce Bari conosce, di strade squadrate d'anche, cosa che ad esempio non abbiamo nel Piacenola. Ora, in questa visione della condizione, quindi della pianta urbana cerignolana, che paga anche il deficit di un piano regolatore che all'epoca non è stato capace di immaginare di realizzare gli standard adeguati per questa comunità, ed è un vecchio problema che ci portiamo avanti ormai da 20 anni, si innesta quella della pedonale della ZTL. E se non vuole diventare un sistema di prestazione, ma di regolazione, di regolamentazione del traffico in maniera intelligente e consentire anche la possibilità di immaginare una viabilità centrale differente, deve tener conto di queste specificità, così come di Piazza Duomo. Ora, io ho capito, lo so, mi sono informato subito perché avete messo quei restringimenti di carreggiate parti, perché la telecamera, cioè, prende in quel tratto di strada di carreggiata, no, il numero della targa. Non fatemi capire se è così, ma credo di aver capito bene. Ora però spiegatemi il restringimento a una sola carreggiata di una strada come Piazza Duomo. Non ne parlo, diciamo, dal punto di vista esterico, ne faccio una questione, diciamo, di sicurezza anche. L'eccessivo restringimento in quella strada su una sola carreggiata può essere un problema quando nei momenti di punta ci potrebbe essere una qualsiasi emergenza. Ora, detto che non guadagna niente né dal punto di vista esterico né dal punto di vista della funzionalità l'allargamento di una mezza corsia di quella strada, sindaco, io non so di cosa vuoi parlare. Se lei mi dice,
due secondi, non interrompo, diciamo, generalmente mai. Io ti posso dire, se mi dici, ma sai, scarico, io tra un mese là, tolgo quei piloncini, pure brutti che stanno, ma che dici, tre mesi, un anno, quando, non lo so, diciamo, io non sono una testa del sindaco, a quel dico che è complicato, cioè, per secondo si va a stare, quindi dici, non voglio fare questo esercizio. Però, se oggi noi da cittadini, senza sapere che cosa succederà, abbiamo davanti una situazione del genere, qualche domanda ci dobbiamo porre. E comunque nell'eventualità in cui, quando sarà possibile, quella piazza si trasformerà secondo la sua idea, al momento quella tipologia di piazza, in quella maniera, qualche problema per la sicurezza lo presenta e noi da Consiglio Comunale non possiamo che porlo questo come problema. Grazie, professore. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Se ci sono altri interventi, chiude la discussione il comandante. Sui 30 euro? No, per dare l'informazione in totale. Allora, i 30 euro in realtà sono una scelta dell'amministrazione per non far pagare 40 euro. Perché in punta di diritto, essendo un'autorizzazione, il pass, c'è bisogno di fare distanza e marcare a bollo, e il pass marca a bollo. Per evitare questo, la legge consente di fare il cosiddetto servizio non individuale, e quindi l'amministrazione, sì, che abbia evaso. Allora, l'autorizzazione è un atto che si riceve in marca d'appollo e si chiede in marca d'appollo, lo dice la legge, non lo dico io. Tant'è vero, un secondo, te sto spiegando, tant'è vero che quando c'è un'istanza per l'autorizzazione amministrativa per pubblico spettacolo, per esempio, si presenta in bollo e viene rilasciato in bollo. Questo dice la legge. Il pass, l'autorizzazione in punta di diritto, è esattamente uguale all'autorizzazione amministrativa per il pubblico spettacolo. Avete pagato voi con la festa dell'unità, quando avete fatto la distanza in marca d'appoggio, l'autorizzazione in marca d'appoggio. Quindi non sto dicendo, avete subito voi questo, te lo dice la legge. Allora, qual è il modo per evitare marca d'appoggio contro marca d'appoggio? Trasformarlo in servizio a domanda individuale. E su questo l'amministrazione ha trasformato e ha stabilito una tariffa di 30 euro inferiore alla porta di marca d'appoggio di andata e di ritorno. Questo era solo per chiarire, perché lei ha fatto riferimento in lei. Ora, se Foggia elude la legge, sono fatti suoi. No, infatti, alla domanda la marca d'appoggio e poi, quando hai l'autorizzazione, devi mettere la marca da bollo sulla autorizzazione. Qui sono due. Ma se io faccio entrare, io pago 30 euro a macchina, è così? Bene, invece se faccio la domanda, no? Pago una volta la marca, così pago 60, in quel caso deve avere 30. Distanza legata a un pass. Non è, non ci può stare una distanza legata a 10 pass. No, alle macchine per tutto familiare. E crei una differenziazione di potenzialità. Chi è più ricco paga di meno. Non è possibile fare questo, c'è distanza legata alla macchina, al pass dell'autovettura. Non posso fare distanza e mettere dentro 40 auto. Ogni auto, ogni pass deve avere la sua istanza. Non posso fare un'istanza che poi ha 10 autorizzazioni. Devo per forza, diciamo, utilizzare questa istanza dalla sito, ma per poter passare. Non lo dico io, come le leggi del statismo. Ma quindi paga questa volta, poi una volta che pagato, dopo che ogni anno? Ogni anno. Perché il pass cambia? Ma perché deve cambiare? Perché una volta che io l'ho fatto, poi rimane. L'ha visto il regolamento, il pass cambia, è personalizzato per ogni anno. E che senso ha farlo cambiare ogni anno? Un anno? Come che senso ha? Che 30 anni annuale? Perché l'autorizzazione è annuale, è temporale. Ma è una scelta politica? No, l'autorizzazione di principio è temporale, stiamo parlando di diritto, di perdono, consigliere, non stiamo parlando di competenza politica, è un altro discorso, da me non sentirà mai valutazioni politiche. Io non sono entrato nel merito, mi perdoni, non sono entrato nel merito degli orari, io ho dato un consiglio quando ho detto che cartello verrebbe fuori, ma voi potete cambiare gli orari e metterli. Il lunedì si passa dalle 5 alle 7, il martedì dalle 7 alle 9. A me non interessa, forse non è chiaro. Io non entro nella discrezionalità politica, non mi appartiene.
Io posso darvi un consiglio, ma quando si tratta di diritto io devo darvi la legge che lei possa, ma perché fa altro ovviamente, io sono pagato per fare il dirigente comandante, almeno al di là delle battute che si fanno in questo consiglio. Però l'autorizzazione e la richiesta di un'autorizzazione di annuale da sempre. La marca d'appoggio su una richiesta di autorizzazione da sempre, risaliamo al 1950, 45, credo, cioè è da sempre basato su un'autorizzazione in marca d'appoggio. Chiedo scusa, distanza in marca d'appoggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata in marca d'appoggio. Comanda, questo ho capito. L'autorizzazione deve essere la domanda. Scusate, lei faccia la sua ricerca in internet. Io faccio una domanda. Io la sto dicendo come hai fatto. Comandante, questo fa una domanda a parte. Come fa? Ci sono degli avvocati qua, perdonatemi. Chiede ad ausilio un avvocato se non mi credo. No, non è un problema mio. Io mi fido della sua competenza, per questo motivo le faccio questa domanda anche ai fini della formazione personale. Ne approfitto, mettiamola così. Allora, la domanda è molto semplice. L'autorizzazione deve essere necessariamente per legge rinnovata di anno in anno? Perché cambiano le condizioni, per esempio, e perché ogni autorizzazione deve essere temporale. Il temporale è ovvio che è rapportato all'anno, perché non puoi rapportarlo al quinquennio, non so se riesco a spiegare. Ma serve un sì o no? È temporale, io le rispondo, l'autorizzazione è temporale. Non le fanno io ora, è sì o no? Mi perdono, allora se lei mi chiede cosa dice il regolamento, è annuale. Anche ci si fa un regolamento per l'autorizzazione annuale. Se poi lei mi dice se è temporale, è temporale. E quindi è annuale, quindi vale per un anno. Grazie comandante. Grazie consigliere Sgarro. Quindi ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Solo su Marco Polo se posso. Condivido da Marco Polo, vada lasciata una per distanza, una per rilascio autorizzazione. Non condivido assolutamente che sia limitata al singolo permesso, perché veda ad esempio il regolamento del Santiago della città di Torino, non di una città d'Italia. La marca a bordo va rilasciata per uno o più permessi, quindi potrebbe essere rilasciata per più permessi che più per due. Grazie, e soprattutto la domanda del dirigente, quindi dovrebbe essere anche rilasciata la doppia marca da bordo per l'autorizzazione temporanea, cioè se io voglio entrare temporaneamente 10 minuti, comunque lasciare pagare la doppia marca a bordo. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Potete parlare anche in altra sede, cioè, vedete, è stato... Ma ancora una domanda. Per poter un attimo capitalizzare quello che stiamo facendo, no? Perché il senso era aprire una discussione lì dove sembrava la commissione... La domanda. Io non ho parlato, tutti i milanisti si sono diventati, il sindaco non posso capire i milanisti, però se tu sei milanista, però questo è qua buono. Allora, il presidente interista, no, non cos'è, per capitalizzare, no? Qui noi ci siamo letti tutta una serie di cose, abbiamo fatto una serie di sottolineature rispetto alle cose che possono andare o non andare in questa gerarchia. Ora, la domanda che pongo è, affinché queste possano diventare operative queste sottolineature, affinché possano essere più o meno recepite, non basta questa discussione. Come quello che oggi la discussione che noi abbiamo fatto in tutta aperta per cominciare la discussione può essere recepita e può andare a modificare questa ZTL, oppure modifica, consigliere Sgarro, questa ZTL così non è più modificabile, quelli sono gli orari, quelli diciamo sono ma la domanda la fa il dirigente? Certo, no presidente, la sta facendo la persona sbagliata, perché fa, io sono un tecnico, io ricevo atti di indirizzo, okay, e li trasformo in una struttura tecnicamente. Allora voi politicamente decidete, allora, di fare dei suggerimenti, fate la sua disponibilità per dire la scelta, diciamo, spetta alla politica, io lo traduco tecnico. La scelta alla politica, attenzione, così viene con calma, è come ho fatto il film, temporale o meno, non mi mette in bocca parole che non dico, la scelta discrezionale va poi
vista, se compatibile nel rispetto del diritto. Domanda, che sia chiaro, eh? Le cose che io ho sottolineato sono compatibili o non la sento, chiedo scusa. Le cose che io, diciamo, avevo evidenziato prima sono compatibili o non sono compatibili? Alcune cose sì, dette dico, così sicuramente, glielo dico, fa parte della descrizione politica. No, 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 le chiedo da tecnico quali sono le cose che sono compatibili o non sono compatibili tecnicamente. Ma non posso rispondere nessuno. Rispondo io, perché siamo arrivati a un momento di un confronto. Mi piace che il comandante ha già risposto abbondantemente. No, 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 io personalmente ho detto che era buono. Allora, intanto io noi le faremo così per chiarezza, noi faremo per venire. Io ho segnato il pagamento 30 euro e gli ho risposto. E gli orari differenziati. E credo di aver risposto anche su. No, se il collega ha ripreso, ha detto condivido i contenuti di chi mi ha preceduto, così è iniziato, poi ha precisato il pagamento a 30 euro e gli orari differenziati, quindi chiedo scusa, non ho appuntato altro, ma questo mi è sembrato di capire. Io ad entrambi, proprio perché ha parlato e le mancavano queste due informazioni, io mi sono permesso di intervenire e di precisare i 30 euro e gli orari differenziati, punto. Mo, voi volete fare una proposta? Non lo devo dire io, mi perdono. Qui c'è un sindaco, c'è l'amministrazione, io sono un tecnico. Voi fate le vostre proposte, poi loro valuteranno. Allora chiedo, come tecnico, semplicemente, diciamo, appunto, tecnicamente ti risponde su quelle che sono state le mie domande, non chiedo altro da questo. Allora, se le sue proposte chiedo mirano a variare il regolamento, chiaro, la disciplina, benché legittima, attenzione, meriti a variare la disciplina, è una competenza di giunta. Se le sue proposte si limitano a un problema di orario, a un problema di zona pedonale rispetto alla ZTL, cioè ad anticipare un'area pedonale, una locale e così via, a Oriente non è competenza, ma se lo va a vedere qua dentro, del sindaco. Poi decida lei che tipo di proposta vuole fare, sia di competenza del sindaco o di competenza della giunta. Così come ad esempio ti fai una proposta di estendere a 5 anni il costo del pass, perché i saldi così funzionano, fanno il bonus e pagano per 5 anni. E allora, però, darò il mio parere. No, le darò il mio parere, se vuole la risposta da lei prima, e no. Grazie consigliere Sgarro, grazie comandante, il consiglio comunale termina alle ore 20:32. Buonasera a tutti.